La paz y la gloria sia a Dio e a Gesù. Un buongiorno, mia carina, la grazia di Gesù. Anche oggi vogliamo principalmente lodare il Signore, perché il mio motto da questi giorni qua è lodare il Signore principalmente perché merita lode e ringraziamento. Secondo motto è pregare per i bisognosi, chiunque esse siano che abbiano bisogno. C'è un grande bisogno di richiesta di aiuti. Aiutiamo chi ha più bisogno, chi lo può, si possa disponere, perché oggi quando aiutiamo una persona, anche che a volte non abbiamo la restituzione di ciò che noi diamo, non ha importanza a volte, chi lo può. Perché il Signore ci restituisce il centuplo, addirittura lo cambia al 100% di ciò che facciamo, sempre chi lo può. Disponetevi e disponiamoci tutti di quello che possiamo. Lode e gloria a Dio. Dando, mettiamo il messaggio di oggi. La pace e la gioia del Signore sia con tutti noi. Abbiamo dato il cuore a Dio attraverso Gesù. Scusate. Mercoledì. A tutti. Vi ricordo di pregare per tutti. Tutti i bisogni. Che il nostro prossimo doniamo il possibile che
previante. Bene, mie cari, per accorciare il video perché devo andare a lavorare, mettiamoci a disposizione sulla preghiera di stamattina. Chiniamo il capo e lodiamo il Signore. Gloria a te, Signore, alleluia. Meraviglioso sei, mio Dio. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ciò che tu stai facendo nella nostra vita. E principalmente, Signore, ti vogliamo veramente lodare perché meriti lode e ringraziamento, Signore. Benedici ancora il nostro prossimo, Signore, che possa essere aiutato da te, perché noi, volendo, non possiamo quasi niente, ma quello che possiamo, Signore, mettici a disposizione di quello che possiamo. Grazie, Padre. Ancora ti prego per tutti i bisognosi di questo mondo, di elargire speranze e benedizioni dai fratelli che hanno possibilità di fare. Signore, grazie. Ancora benedici le nostre famiglie, Signore, benedici mia moglie, benedici i miei figli, Signore, benedici mia nuora, benedici mio genero, benedici mie nipotine, benedici ancora tutti i miei consuoceri, sia quelli che sono qui in Germania che quelli che sono in Italia. Benedici ancora i miei amici e anche i miei nemici, se ne abbia qualcuno, che possono diventare migliori dei miei amici. Ti ringrazio, Padre, ancora per questo, Signore, e benedici tutta l'umanità, Signore, ancora i paesi sottosviluppati, Signore, benedici ancora il terzo mondo, Signore, e ancora fai che la pace trionfi in tutto il mondo, in tutto l'universo, Signore, che tutte queste guerriglie possono essere placate di quell'amore tuo, Signore, che ci doni giorno dopo giorno. Ancora, Signore, resta con noi, Signore, anche ancora questo giorno. Utilizzaci, Signore, nel lavoro, che possiamo rendere al 100%, Signore, di quello che possiamo. Grazie, Padre. Ancora benedici me per ultimo, come l'ultimo aborto, Signore, che possa avere ancora più salute, più potenza e soprattutto di fare ancora cose più belle di quelle che sto facendo adesso, Signore, secondo la Tua volontà, Signore. Ungimi dal Tuo Spirito Santo, Signore, che possa elargire benedizione attraverso il Tuo figliolo Gesù Cristo a tutto l'universo. Ti ringrazio, ti lodo, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Mie care, nella grazia, vi abbraccio come se fossimo di presenza, come ogni giorno, che possa lo Spirito di Dio rientrare in ognuno di noi e tutti quelli che vedranno questi video che sto trasmettendo in tutto l'universo. Gloria a te, Signore. Alleluia, Signore. Grazie. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Un grande bacio da fratello Angelo Piccone. Che Dio ci benedica. Amen.